27.03.20.19 Dario D'Angelo Tapiro di Letta Leotta, striscia la notizia Tapiro di Letta Leotta, anzi, doppio Tapiro, striscia la notizia ha messo nel mirino la bella giornalista sportiva ex Sky Sport e dall'inizio di questa stagione volto principale di Dan, la piattaforma russa che si è assicurata il diritto di trasmettere alcune partite del campionato italiano di calcio oltre che della Serie B e della Liga Spagnola per citare gli eventi più importanti ma che si può dire non sia entrata nel cuore del pubblico per i problemi che spesso e volentieri si riscontrano nella visione in streaming di un evento. Proprio questo è stato uno dei motivi che ha convinto Valerio Staffelli a recarsi da Diletta Leotta, conduttrice su Dan della trasmissione Diletta Gol, per consegnarle due tapiri, da una parte quello classico del TG satirico, dall'altra il tapiro, pixelato. Ne avete intuito il motivo? Doppio tapiro a Diletta Leotta. Prima di spiegarvi in cosa consiste il tapiro pixelato vi diciamo il motivo per cui Diletta Leotta è finita attapirata. Valerio Staffelli l'ha infatti punita, dopo che l'antitrust ha condannato Dan a una multa di 500.000 euro per pubblicità e informazioni ingannevoli sul pacchetto calcio 2018-2019. Diletta però ha tentato giustamente di smarcarsi da questa associazione, dovrebbe andare nella sede Dan di Londra a consegnare il tapiro. Staffelli nei suoi confronti non è stato tenero, toglieranno soldi dal suo stipendio per pagare questa sanzione? Leggermente infastidita la risposta della Leotta, non lo so, ma non credo. Torniamo ora al tapiro, pixelato, a cosa si deve questa new entry, lo spiega Staffelli, chiarendole che si vede e non si vede, proprio come Dan. La Leotta però coglie l'allusione e in questo caso difende l'emittente, è stata una problematica iniziale, ora si vede benissimo, diritti d'autore e riproduzione riservata.